Vediamo anche questo Power Sword. Power Sword. Power Sword. Ottimo video. Power Sword. Power Sword. Power Sword. Spiegaci il Power Sword. Vogliamo il Power Sword. E va bene. Parliamo del Power Sword, ma anche di altri tre algoritmi, così facciamo un video un po' più succulento. Ah, rimanete fino alla fine di questo video perché ho un annuncio. Iniziamo. Sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi parliamo di algoritmi di ordinamento speciali. Tre sono speciali, poi vediamo perché, e poi il Power Sort come mi avete richiesto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciate un like sulla fiducia e se volete supportare il mio lavoro potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che già lo hanno fatto. E quindi iniziamo col primo algoritmo di questo video. Radix Sort. Il Radix Sort è molto speciale. In tutti gli algoritmi visti finora, abbiamo visto che ogni algoritmo fa due operazioni principali, confronti e scambi. Ecco, il Radix Sort non fa confronti, non confronta niente. Fa solo scambi. E come farà mai a funzionare senza mai confrontare i numeri? Ci sono svariate implementazioni e io l'ho copiata, o meno quello che ho fatto io in Python, direttamente da quella di Sound of Sorting. Però quella è fatta in C++ e io l'ho rifatta in Python, come dicevo poco fa. Il motivo per cui l'ho presa direttamente dall'implementazione di Sound of Sorting è perché quella implementazione è fatta in place. E io non sono riuscito a trovare da nessuna parte un'implementazione simile. Quindi l'ho copiata. Ma come funziona il Radix Sort in generale? Beh, ad ogni iterazione estrae una cifra dal nostro numero. Se abbiamo per esempio questi numeri, 10, 31, 1 e 14, per ogni numero estraggo la prima cifra e conto quante volte ogni cifra si ripete. Il numero 0 si ripete una volta perché 1 vale come 0 e 1. Il numero 1 appare due volte, il numero 3 solo una volta e il resto non appare mai in questa sequenza. Adesso, dopo aver contato quante volte la cifra si ripete all'interno del nostro array che vogliamo ordinare, calcolo quella che si chiama la somma cumulativa, ovvero la somma parziale del totale del numero di volte che ogni cifra si ripete all'interno del nostro array. Dobbiamo prendere ognuno di questi conteggi e sommarli con quello precedente. Quindi alla posizione 0 resta 1, nella posizione 1 mettiamo 3 perché 1 si ripete già due volte più il conteggio della cifra precedente che è lo 0 e così via. Questa operazione è importante e adesso vediamo perché. Tu sai che tutti i numeri che hanno come prima cifra lo 0 devono stare tra la posizione 0 e 1. Ovviamente si considera 1 non incluso. Poi sai che tutti i numeri con la prima cifra uguale a 1 appaiono all'interno dell'array tra la posizione 1 e la posizione 3 e così via. A questo punto non fai altro che metterli in questo ordine basando sui conteggi cumulativi che hai. A questo punto ripeti ricorsivamente considerando la seconda cifra. Alla seconda iterazione infatti consideriamo la seconda cifra. E con le seconde cifre abbiamo solamente 0, 1 e 4, con il numero 1 che si ripete due volte. Poi la terza cifra e così via. Vediamolo in azione. Nell'implementazione che ho fatto io, la parte ricorsiva viene fatta per cifra. Una volta che ho ordinato per la prima cifra, ordino usando il radix sort basandosi sulla seconda cifra e così via. Il radix sort ha un tempo computazionale di n moltiplicato k, dove n è la lunghezza dell'array e k sono il numero di ricorsioni. Nonostante questa affermazione che ho detto sia giusta nel mio caso, comunque è meglio precisare. K si intende, per il radix sort, la lunghezza dei numeri, intesi come numero di cifre, perché il radix sort può essere applicato anche a delle stringhe, quindi si intende la stringa più grande che c'è. Quindi nell'implementazione che ho utilizzato io, il numero di iterazioni effettivamente è data dalla lunghezza del numero più grande, inteso come numero di cifre. Esistono principalmente due varianti, la MSD e la LSD, cioè Most Significant Digit e Least Significant Digit, ovvero
con la cifra più significativa oppure con la cifra meno significativa. Questo che vedete è MSD radix sort, perché partiamo con la cifra più significativa di ogni numero per poi andare verso quella meno significativa. Perfetto, questo è tutto quello che c'era da dire sul radix sort. Non fa confronti e funziona. Adesso passiamo a un altro algoritmo speciale chiamato Stooge Sort. È l'algoritmo più lento che ho portato su questo canale e prende il nome dai tre marmittoni, che in inglese si chiamano The Three Stooges. Questo algoritmo opera in questa maniera, in maniera un po' bizzarra, ma opera in questa maniera. Allora, confronta gli estremi di un array e se quello di sinistra è più grande di quello di destra, li scambia. Poi divide l'array in tre porzioni e applica lo Stooge sort ricorsivamente ai primi due terzi dell'array, poi ai due terzi finali, quindi queste due chiamate ricorsive si sovrappongono, cioè praticamente fanno questa operazione in una porzione che si sovrappone, e poi ripete con rifare di nuovo lo Stooge sort. Qua io ho fatto una piccola modifica al programma per accentuare la regione in cui le varie chiamate ricorsive agiscono con questa banda blu. Il motivo per cui prende il nome dei tre marmittoni è perché queste tre chiamate ricorsive, che sono uno dopo l'altra, sembrano come se fossero i tre marmittoni. Non lo so, non gli ho dato io questo nome. È lentissimo, come vi dicevo, e se lo volete vedere completo in azione, aspettate questo venerdì. La sua velocità computazionale è un numero parecchio strano. È di più di 2 al quadrato e meno di 3 al cubo. Per registrare il suo video, che vede qua a schermo, ho impiegato 4 ore. Non male. E il numero di confronti sorpassa il valore di 260.000 alla grande. Però dicevo che era lento. Ma lo vedete in tutta la sua maestosità questo venerdì. Il terzo algoritmo della giornata si chiama I can't believe it can sort. Letteralmente significa non posso credere che ordini. Questo algoritmo è stato proposto da un certo Stanley Fong nel 2021, quindi 3 annetti fa. E nasce, c'è la sua particolarità, ecco perché dicevo che sono tutti speciali a modo loro, perché nasce come un errore, un bug insomma. E si è ritrovato sto tizio con questo algoritmo che alla fine funziona, e anche lui stesso è incredulo, dice wow, funziona. In realtà risulta essere un insertion sort un po' modificato, e lo dice lui stesso nel suo paper su Archive. Vediamolo in azione. Nulla di speciale, se non che, come vi dicevo poco fa, risulta da un bug di programmazione. La complessità computazionale alla fine è di n quadro e, come vedete, tiene una sorta di elemento come fulcro per operare gli scambi a ripetizione. Passiamo oltre e adesso andiamo al motivo per cui sto facendo questo video. Il Power Sort, sviluppato qua, nel Regno Unito, presso l'Università di Liverpool per migliorare l'ordinamento delle liste in Python, che, come dicevo 2 settimane fa, lo si trova questo Power Sort a partire da Python 3.11 in poi. Sebastian Wild ha inventato Power Sort studiando Team Sort. Ha trovato che le operazioni di merging, perché il Team Sort utilizza Insertion Sort e Merge Sort insieme, quindi studiando il Team Sort si era accorto che l'operazione di merging era, diciamo, poco compresa e tra l'altro inefficiente. Una discussione con un professore chiamato Jan Munro, non so se si pronunci così, ha rivelato un algoritmo teorico degli anni 70 che ha portato alla creazione di Power Sort, che alla fine è stato poi pubblicato nel 2018. Power Sort è stato adottato in Python e non solo, anche in altre piattaforme, incluse Java e Android, nonché all'interno del JavaScript V8, cioè il motore JavaScript V8. Come funziona? Beh, in breve, Power Sort è un miglioramento di Team Sort, quindi parte per migliorare Team Sort. Combina anch'esso l'insertion sort e il merge sort con l'obiettivo di sfruttare qualsiasi ordinamento esistente nei dati che si ritrova all'inizio, quindi nella lista iniziale. Power Sort utilizza una tecnica basata sulla bisezione, quindi una bisezione modificata. In pratica divide un array in parti di lunghezza variabile, piuttosto che in parti uguali. E questo approccio è, da un lato, molto simile alla bisezione, ma adattato per ottimizzare l'ordinamento dei segmenti parzialmente ordinati. Quindi, in sostanza, va a vedere quali sono le varie sottoporzioni di un array già ordinate e, se non lo sono, utilizza insertion sort, fondamentalmente. Una caratteristica distintiva di Power Sort è l'uso della potenza dei nodi, cioè c'è questa definizione, che dà appunto il nome all'algoritmo Power Sort.
Questo valore numerico viene calcolato in base alla lunghezza e alla posizione dei vari segmenti dell'array che sono già in qualche modo preordinati. Per le porzioni più piccole, PowerSort, infatti, come avevo già anticipato, utilizza l'insertion sort, che è efficacissimo per ordinare segmenti che hanno un qualche genere di struttura, quindi sono già parzialmente ordinati. Studi su questo algoritmo hanno dimostrato che PowerSort migliora TeamSort, mentre TeamSort applica l'insertion sort a porzioni di array di lunghezza fissa, PowerSort utilizza porzioni di lunghezza variabile, migliorando l'efficienza dell'ordinamento. Successivamente PowerSort applica il merge sort per combinare insieme, quindi per fondere insieme, porzioni già preordinate dell'array per ottenere alla fine tutto l'array ordinato. L'implementazione di PowerSort non è semplice, è piuttosto complessa e ho adattato l'algoritmo dell'articolo originale scritto in Java nel loro paper in Python. Quindi, ho pure dei dubbi che la mia implementazione sia completamente priva di bug, ma sembra funzionare. Per questioni di visualizzazione ho utilizzato, come la volta scorsa, la versione MergeSort in place, quindi i risultati potrebbero differire leggermente rispetto all'implementazione originale, visto che, come vi dicevo 2 settimane fa, in place MergeSort non è efficiente come al MergeSort standard. Spero che questo dettaglio sia stato trasmesso bene, perché non vorrei che si viene a dire ah, PowerSort è una merda. Non è così. È semplicemente la mia implementazione che utilizza, come fu per il TeamSort la settimana scorsa, una variante di MergeSort un po' più scarsa, ma per darvi questo. Mettiamo a confronto tutti i dati che ho raccolto. Il PowerSort si comporta più o meno alla stessa maniera di un TeamSort, leggermente più veloce, ma la differenza è veramente minima. I can believe it can sort si comporta più o meno alla stessa maniera di un bubble sort. Il migliore di tutti finora, ovviamente col mio setup, sembra essere il radix sort, che ci torna molto utile quando dobbiamo confrontare, o meglio ordinare, cose che non sono numeri tipo stringhe. Perché non abbiamo lo stud sort? Beh, mettiamo anche questo a confronto e come potete vedere le sue performance sono decisamente peggiori, che praticamente tutti gli altri diventano invisibili, visto il numero mostruoso di confronti che questo algoritmo fa. Come vi dicevo, supera i 260.000 alla grande, ha un numero di scambi comunque ragionevole, però i confronti sono tantissimi. Perfetto pinguini, spero che questo video vi sia piaciuto. Venerdì metto il video di questi algoritmi di ordinamento e concludo anche la stagione di FK. Infatti l'annuncio che vi accennavo poc'anzi si riferiva al fatto che il canale va in ferie e noi ci rivediamo a settembre. Se riesco farò uscire degli short qua su YouTube e molto probabilmente anche su Instagram a cadenza non programmata, significa che usciranno un po' quando li farò. Vi ringrazio per essere stati qui con me non solo anche oggi ma in tutta questa stagione e noi ci rivediamo a settembre. Ciao Kilo!